Salve a tutti, gentaglia, qua è Ben e siamo tornati su Omori. Allora, devo mettermi in testa che devo registrare almeno un episodio di Omori a settimana, perché sennò resto senza episodi e finisce male. Frattosse. Bisogno di reidratarsi. Rotti. Mancanza di fiato. Percorse e mental breakdown per varie ragioni che in questo momento mi costringono, non posso usare il corrispettivo italiano. Vi giuro che non ho Covid. Insomma, siamo tornati su Omori. Allora, sto facendo un attimo mente locale su cosa ci sia da fare, perché qui mi sembra che abbiamo finito tutto. Mi sembra di ricordare che qua abbiamo finito ogni cosa, se non erro, che quindi dobbiamo andarcene via. Giusto, penso che dobbiamo andarcene via. Userei Plutone per spostarci rapidamente. Però dato finché ci sono le impronte, voglio provare a... Ah, aspetta. Prima di scendere qui, una cosa che mi è venuta in mente che si potrebbe tentare a fare, anche se potrebbe non portarci a nulla. Dove stava il coso? Qua. No, non penso. Non penso si possa. Speravo che... Ok, no, pensavo che la faccia lì potesse essere un'indicazione che qui invece che a sinistra si potesse andare a destra, non lo so. Pensavo potesse essere un'indicazione, ma va bene, non ce ne possiamo, non possiamo farci nulla, allora immagino si vada via. Immagino a questo punto andiamo via e non credo ci sia roba da riciclare. Non credo ci sia roba da riciclare, quindi... Aspetta. Ciao, pensavo di dover tornare a terra. Basil, ciao. Aspetta, il certificato di culo. Il certificato di culo non ci dice nulla, però. Sapete cosa? Ci sono un paio di side quest che abbiamo lasciato a me. Ah, no, è vero, ma dato Plutone mi sa che non posso utilizzarlo se non sblocco la stazione sulla Terra. Quindi allora sprechiamo un po' di tempo. Torniamo un attimo sul pianeta normale, perché voglio togliermi un dubbio. Finché c'è roba che potrebbero essere side quest, io me le voglio togliere. E sì, ragazzi, forse anche questo episodio non durerà tantissimo. Sì, questa scalinata durerà un po'. Anche questo episodio non credo che durerà più di un'ora e qualcosa. Perché sì, voglio essere sicuro di registrare episodi, però al tempo stesso voglio giocare anche altre cose. Voglio giocare anche altre cose per conto mio che non siano Isaac. Perché... Va bene Isaac, Isaac tutto quello che vuoi, però devo fare anche altri giochi perché sennò non ne usciamo. Allora, quel sasso lì. Sapevamo che non era Hector, ma provate a farmelo usare con lui. No, è una regular rock per tutti, anche per Aubrey. Ok, e tanto avevamo visto che Kel non lo riconosceva comunque, quindi... Fatemi vedere un attimo un paio di cose. Quanto mi piace fargli fare. Aspetta. Ragazzi, c'è dell'autismo in tutta questa roba. Allora, dove si andata? No, non volevo entrare qui. Non volevo rientrare qui, mi sono sbagliato. Dove si andava di qua? Non me lo ricordo mica. Ah, sì, qui a una certa c'era la gnagnatela. C'era la gnagnatela e non potevamo farci tantissimo. Ah, ora che però posso far parlare anche con altri personaggi. Se io faccio parlare lui con boss... Basil è ancora scomparso? Non sono stato io questa volta, giuro. Adesso lasciatemi solo qui a deprimermi, va bene? Ragazzi, è quel mini catarrino vuoto che vi resta nella gola, che dà fastidio. Non credo ci sia nulla. Sono venuto qua per... Oltre che per la stazione,
questa. Anche per altra roba. Ero venuto anche per altra roba. La palla di Berlì stava da questa parte qui. Stava, cioè, questa forse era la via più rapida, ma... ovviamente se c'è gente a massacrare, io massacrerò, ma... salve, sì. Forse ho il volume un attimino troppo alto, troppo basso, forse. Ora mi sembra come le altre volte, ok. Tanto più gente massacriamo e meglio è. È comunque tutta expert. Comunque tutta execution points. Allora, credo che fosse qui quello che ci serviva a noi. Ecco, fammi vedere se posso fare così. Se posso usare lei per tirargli la mazzata. Posso sentire qualcosa dentro. No, nulla. Hiro? No. Posso fare nulla, ok, allora non posso farci niente. Ah beh, questo risponava, sì. Ok, nulla, allora attiviamo la stazione di Plutone e torniamo lassù, ok. Pensavo di dover tornare qua in realtà, cioè di dover tornare nel mondo normale. Invece a quanto pare continuiamo ad avere qualcosa da fare nell'Otherworld, va bene. Ok, verrò dopo allora. Vai, vai, vai. Tofu, sì, ci servirà tantissimo. Allora, via, non credo che ci fosse qualcosa di importante qua, non penso. Fammi vedere se posso fare... ok, aspetta, stazione per il Pluto Space Line, vuoi aspettare qua Pluto? Sì. Ok, aspetta, aspetta. Il biglietto del treno, secondo me, ancora non possiamo utilizzarlo, perché la stazione c'era, però... Otherworld, Otherworld. Ok, sì, sì. Grazie, Pluto, grazie, grazie. Te sarai un grandissimo fast travel che ci servirà tantissimo. A posto. È bellissimo vederlo decollare, bellissimo. Allora, intanto salviamo comunque, salviamo comunque. Ah, solo 6 slot. Ah, bellissimo, bellissimo. Aspetta che io finisca tutto. Ah. Allora, la prossima partita mi toccherà sovrascrivere qualcosa, ma va bene. Perché c'è silenzio? Ciao Basil. Aspetta, ma c'è... ma sbaglio, qua c'è roba che prima non c'era le altre volte. Questa torta non c'era la volta scorsa. Un desiderio? Ma che cosa dovrei chiedere? Ho già tutto quello che voglio proprio qui. Qui è dove la situazione inizierà. Ok, ok. Mi sa che qui è dove inizia a esserci la vera trama. Aspettate. E sono da solo, sbaglio? Dove sono tutti gli altri? Dove sono tutti gli altri? Cocomeri? I cocomeri sono la mia parte preferita dell'estate. Aspettate. Questa parte è importante, aspettate. Non possiamo skipparla. Non possiamo skippare questa parte, è molto importante, molto. Sta andando avanti, non preoccuparti di noi. Ci ribeccheremo fra un momento, fra un momento. Mm.
Macchina qui, niente. Lo so che lì c'è sempre Basil, ma... almeno quello che sembra Basil, poi... Per ora un'ombra con, la, con le sue fattezze, ma... I biscotti di Mari. I biscotti di Mari have much more love. Hanno molto più amore impastato dentro di loro. Potrei mangiarli per tutta una vita. Ma quello che mi sto chiedendo io è perché stiamo vedendo tutti questi flashback con Basil? Perché li stiamo vedendo tutti? Siamo ancora giovani. Dovremmo sognare in grande, giusto? Stavo anche controllando che Audacity mi stesse registrando la voce, ma... c'è davvero qualcosa che non mi torna. Questa musica mi fa quasi un po' di Yumenicki. C'è un qualcosa di Yumenicki. Sapevo che qui saremmo dovuti venire prima o poi. Mi sembra... no. Mi sembrava troppo strano un posto così chiuso. Oh no. Che posto di merda è questo? No, fra, siamo a 12 minuti, non possiamo iniziare così, eh. Mi sembrava di sentire roba. Fermo. Fermo. Within a large frame. In mezzo a una grande cornice. Questa lettera ci serve. Questa lettera ci serve. Quella non capisco se sia una lampadina o un cappio, ma... cosa esaminiamo prima? Aspetta. Una famiglia felice. Il tavolo non dice nulla e la lampadina non dice niente. F. Non si muove. Uno spartito su un leggio. Tutte le note sono state scarabocchiate via. Una famiglia felice, sì, ma il quadro se n'è andato tutto a merda. Allora, aspettate. Noi avevamo già visto uno strumento musicale. Noi avevamo già visto in una di quelle cose che sono flashate... la foto, aiuto, il mouse, se ne va tutto per i cavoli suoi. Avevamo visto la foto di un violino rotto in fondo a delle scale. Non so ancora come possiamo collegare la cosa, però questo spartito non può essere messo a ca... salve! Non so nemmeno se potevo scappare! Posso accoltellarmi, mi posso accoltellare, ma... non so nemmeno se potevo effettivamente scappare. È buio pesto dentro, ma c'erano prima quelle cose... aspetta, vuoi guardare dentro, sì. Questo non capisco bene chi sia, però... sono mannaie quelle. Quelle sono mannaie. Pianeta, simbolino, banana. Gatto che guarda tutti gli altri gatti. O muore nella vasca da bagno. Però boh.
Sto guardando se possiamo trovare qualcosa che possa ricollegarci a qualcos'altro. Quella medusa sembra avere l'aspetto di un orologio. La torta con quelli che sembrano occhi, sì. Quello lì l'avevamo già visto, quello sulla destra, che era il parco giochi del mondo normale, del boschetto, sì. Però. Un, due, tre. Dove sta il 4? Non c'è un 4, si passa direttamente al 5. Il gatto, le lampadine con gli occhi dentro. Bistecca. E quel coso lì. Quel coso. Ok, sì. Miau. Aspetta che succeda qualcosa. Hai acceso il portatile. Non era la F. Forse perché Within è all'interno e stava fuori quella. Oh no. La G è sotto una botola e dobbiamo trovare il modo di forzare quella botola che stava nell'igloo. Ma. Quindi la F era sbagliata. Dovremmo fare molta attenzione alle parole. Perché Within è praticamente dentro, all'interno, ma la F stava fuori dal dipinto. Ecco dov'era la fregatura. La porta ovviamente non c'è, ma. Sì, ma. Lo so che mi potrei stabbare, ma per ora aspettiamo un momento. Lo so che potrei. Ok, proviamo a stabbarci. Proviamo. Prima o poi finirà che noi ci accoltelleremo per davvero. Sono abbastanza sicuro ciò che accade in spazio bianco non accada sul serio, ma ho paura che prima o poi ci ammazzeremo per davvero. E sì, in registrazione mi riguarderò quella roba che è flashata. Aspettate, qui sta per accadere. Qui sta accadendo. In quel tempo io vidi tutto. Io vedevo tutto. O forse capivo tutto. When you stood here before. Quando tu sei già stato qui. Lo hai visto anche te? O lo hai capito anche te? Qualcosa dietro di te. Tre giorni rimasti. Oh boy, c'è qualcosa di Basil che non ce la racconta giusta. Ci manca qualcosa riguardo a Basil. Achievement sbloccato, buongiorno. Sono Ven. Io ho il coltello da carne, sì, ma. Vabbè. Pocket. Toys, bandage e coso di primo soccorso, sì. Calmati, non ho nient'altro. Aspettate, qui deve accadere qualcosa. Deve per forza accadere qualcosa. Stava cosa del comodino. Ciao Ven, questa è una nota a parte di mamma. Ti ho lasciato un po' di frigo in cibo, sì. Ok. Hai un nuovo messaggio. Even, sono la mamma. Come te la passi? Stai mangiando bene? Speravo that I could make it back. Speravo di venire a vederti oggi, ma è l'ultimo giorno di una grande ve vendita praticamente di mobili e non posso resistere a un po' di buona trattativa. Pre
Puoi prenderti cura da solo per un paio di giorni, giusto? Dopotutto sei grande adesso. Ricorda di finire i tuoi compiti prima che io ritorni. Ho lasciato una lista sul tavolo vicino alla tua porta. È lo stesso messaggio dell'altra volta o è un altro? Ok, tutto qui, tutto qua per adesso. Mamma ti vuole bene. Ciao tesoro. Bzz. Un vecchio computer. Vuoi giocare a Blackjack? What? Blackjack. New game. No, io non so come si gioca a Blackjack. Io non ho un cazzo idea di come si giochi. Ragazzi, la fortuna del principiante, va bene. Proprio è bello l'immagine dello squalo. Io non ho un cazzo idea di come si giochi a Blackjack, ragazzi. Ragazzi, io non ho un cazzo idea di come si giochi, sto andando a caso. Ho 15, va bene. Va bene? Ragazzi, tanto io sto premendo tasti a caso, non ho idea di come si giochi a Blackjack, va bene. A caso, a caso. Bello con le immagini degli squali poi, vai. Stay. Bello vincere a caso, ragazzi, è bello vincere a caso. Ma è il suono del... È il suono del pinball o sbaglio? Va bene. Belli gli squali comunque col cappellino da festa. Sono incredibili. Va bene. Ragazzi, tanto sto andando a caso. Non ho idea di come si giochi a Blackjack. Non ne ho la minima idea. Va bene. Io l'uso totale. Game over. Tanto ragazzi, non ho idea minima di come si giochi a Blackjack. Quindi, boh, tanto vale. Ok, pensavo non sarebbe successo nulla in questo episodio, però sembra molto interessante come cosa. Non te la senti di fare i tuoi compiti. L'ultima volta. Sì, lavati i denti. L'ultima volta è successo che noi abbiamo sentito battere alla porta nel pieno della notte e giustamente ci siamo levati dalle palle. Però è mattina. È mattina, cosa facciamo? Allora, adesso ha senso che il cestino a picnic sia qui perché... Ok, perché Aubrey, a quanto pare, è nostra sorella. Quindi ha senso che qua ci sia il coso. Aspetta. Cosa? Fermo. File 5 prologo, file 6, 3 giorni rimasti. Tutto quello che abbiamo fatto finora era il prologo. O no? It's a beautiful day. È una bellissima giornata fuori, ma dentro è meglio. Non vuole andare di là. Sunny non vuole andare di là, perché ricordiamoci che il suo nome vero è Sunny. Ci sono chiodi incastrati fra i mattoni. Non vuole uscire. C'è una macchia di piscio sul coso, va bene. Un coso per le scarpe. Aspetta. Posso fare anche qualcos'altro, oppure... Collezione di libri di mamma. Sedia, anche lì. Cestino, nulla. Con la microonde, piatti sporchi.
Refrigerator, open it. Vuoto. Devo andare davvero lì. E non posso correre. Non riesco a ricordare l'ultima volta che tu le hai usate. Devo aprire la porta per forza. Ehi! Ehi! Ben? Sei lì? Ti ricordi di me? Sono il tuo vecchio amico, Kel! Ok, sta per accadere roba molto interessante. Se davvero è Kel, sta per accadere roba interessante. Quindi io... ho notato che c'era scritto in vendita proprio davanti a casa tua. E io... ho sentito da mia madre che tu presto te ne andrai. Stavo pensando. If you wanted... Se volevi uscire con noi un'ultima volta prima di andare, beh, ecco... Nel ricordo dei bei vecchi tempi, sai? Che cosa vuoi fare? È cambiata anche l'angolatura. Noi adesso sappiamo... che abbiamo 3 giorni prima di probabilmente cambiare casa e trasferirci. Forse questo è quello che Sansa intendeva con open the door? Oh. A parte Sansa, non credo che tu, quando me ne parlasti, mi credessi così avanti, ma... Open the door, do nothing. Mi verrebbe da dire di sì, ma... Paura. Frat? Ciao, Kel. Con delle proporzioni incredibili, ma ciao. Wow, sei effettivamente uscito. Uscito. Ed è vestito in maniera diversa. Vabbè, giustamente. La macchina? Volevo dire... Ma tutto a posto. Senti, sarò onesto con te, Ben. Davvero, non mi aspettavo che te uscissi fuori oggi. Quindi non avevo... don't really have a game. Non ho davvero un piano sul da farsi. Ehi, so che cosa facciamo. Andiamo da Hobbiz. Hobbiz, non chiedetemi di tradurlo. È il negozio... Ok, è un negozio. È il negozio di roba da hobby al Plaza Faraway. Probabilmente è il lontano palazzo. Ti ricordi la strada, giusto? Noi andavamo lì tutte le volte quando eravamo bambini. Beh, che cosa stai aspettando? Andiamo. Ciao, Kel. Aspetta. Ora però noi ci troviamo in quello che a quanto pare è il mondo reale. L'arma di scelta di Kel, sorprendentemente efficace. Pet Rock, Kel's best friend è un Tamagotchi. Aspettate, aspettate, aspettate. Iniziano a esserci dei collegamenti, aspettate. Intanto la palla da basket spiega perché la sua arma nel mondo dei sogni, chiamiamolo così, ci eravamo già messi d'accordo di chiamarlo mondo dei sogni fino a prova contraria, era una palla normale di gomma e qui la sua arma è una palla da basket. È già uno. Numero 2. La roccia animale di Kel nel mondo dei sogni era un sasso, ma nel mondo reale è un Tamagotchi. Questo spiega... perché Kel era così attaccato ad Hector e perché la roccia animale, la roccia domestica aveva un nome. Quel è il nome che lui ha dato al suo Tamagotchi. Il suo Tamagotchi si chiama Hector. Ok. Ok, interessante, interessante. Skill di lui. Kel incoraggia Ben e aumenta il mio attacco. Ok, riduce il danno, ok.
Location outside. Una girandola che ruota a giro, ovviamente. Una cassetta delle lettere di classe bianca. Un cartello in vendita con un grande segno rosso di venduto appiccicato sopra. La tua casa è stata venduta. Fra 3 giorni dovrai andartene da qualche altra parte. Ma ci sono delle scarpe attaccate a quell'affare lì. Ci sono delle scarpe attaccate lì. Mi verrebbe... Generalmente le scarpe attaccate lì vuol dire ci sono gli spacciatori, ma... Vorrei andare in strada. Ah! Ok, volevo andare a controllare proprio dove stava lì, ma... Non dovresti camminare per strada, Ben, è pericoloso. Ok, allora mi frena lui per andare in strada, va bene. Il doggo! Aspetta, il doggo! Il coso... Il canestro di Kel. Sembra un po' pericoloso nel mezzo della strada così. Infatti... Sì, cioè, te dici non posso andare per strada, ma te sì. Ma quindi questa è la casa di Kel? E quello è il doggo di Kel! Ehi, aspetta un attimo, Ben. So che è passato tanto dall'ultima volta che sei stato a casa mia, ma... Ora potrebbe non essere esattamente un buon momento. Ma io volevo pattare il ca... Volevo pettare il cane! Volevo pettare il cane! Volevo accarezzarlo, no! Vieni qui! Volevo accarezzare il cane! Questa, secondo me... Cos'è quella roba? Ok. Casa di Kel o Hiro? Scusa, casa di... I fenicotteri di plastica decorano questo giardino. Sembrano essere di buon spirito. Ok. Una fila di cestini della spazzatura colorati. La spazzatura nera non è per la spazzatura. Aspetta, the black trash can. Ok, aspetta, quello nero è per la spazzatura. Quello blu è per il riciclaggio e quello verde è per roba naturale. Quindi gli americani ce l'hanno la raccolta differenziata. Che cazzo mi vengono a raccontare? O perlomeno un minimo di differenziazione. Una casetta per uccelli vuota riempita di, di stecchini e polvere. E qui? Siamo in casa di... Toc toc. Non c'è risposta. Davvero, di chi è questa casa? Questa casa di chi cazzo è? Una statua di una figura religiosa. Ti senti come se ti stesse giudicando. Tutte? Le controllo tutte, sia mai che mi possa dire qualcosa, ma... Ok. Ok, stessa roba. E qui? Non c'è risposta. Un grande segnale di stop rosso. Aspetta, aspetta. Pensavo che Kel non mi stesse seguendo. Ok, ovviamente l'idrante... Sei un gatto. Miau. Va bene. Non capisco perché ci sono girandole attaccate a caso qui. Va bene. Non volevo fare... Fuori dai piedi, nerd! No, chi è sta gente? Aspetta. Uno di loro l'abbiamo già visto oppure no? Era mi sembrava molto familiare... A uno che stava nel mondo dei sogni. Sono loro. Speriamo di non incontrarli di nuovo. Quella gente non è che non causa che guai. E voglio che oggi sia una bella giornata. Non è quella strada. È a nord. Ok, allora noi andremo di qua. Vaffanculo. Vaffanculo, Kel. Vabbè. Ma il gatto ha saltato, il gatto ha saltato, va bene. Ok, devo andare a nord per forza, va bene, ho capito. Cosa c'è scritto? Aspetta, c'è scritto...
Faraway Park, che è il parco distante. Il futuro appartiene ai sognatori. Chi è quel tizio elegantissimo? Aiuto. C'è sacchetto il sud. Ha tenuto spazzatura. What? Cosa? Importante, spazzatura. Puzza e fa schifo. Ma perché? Ci sono delle costruzioni qui. Certe cose non cambiano. Perché ci... Ma lì ci sono due... Parte rumore. Ma ci sono due tizi con dei cestini in testa. Cosa? Cosa? Ho domande anche nel mondo reale. Anche riguardo al mondo reale ho delle domande. Lì c'è qualcosa in terra, ma aspetta. Voglio controllare il parco, aspettate. Tavola picnic. Ha tenuto spazzatura, a caso, sì, ma... Vecchio barbone. Oh, salve. Madonna, ho partorito 20 bambini sullo schermo. Ah, oggi è una bellissima giornata, non credete? Potrò non avere soldi, ma perlomeno la luce del sole è gratis. Sta zitto che fra poco in Italia ti tassano pure quella. Sta zitto. Ok. Sì. Olive Beanie, va bene. Quando ero più giovane, la mia famiglia veniva spesso in questo parco. Mi ricordo che c'era un lago con una statua nel mezzo. Aspetta. Avevamo trovato noi un lago, forse, ma non mi ricordo se c'era una statua. Ma non riesco più a trovarlo. E non posso usare taglia, non posso tagliare nulla. Gli arbusti non posso tagliarli. Ok, sì, ma perché? Ok, aspettate, ho delle domande, allora. Aveva senso che il cestino del pranzo stesse in casa nostra? Perché se il gioco me la racconta giusta, Mari è nostra sorella. Quindi avrebbe senso che ci sia. Ma allora perché agito da tutte le parti? Rumore. Un carrello della frutta. Per la maggior parte sono mele. Tizio delle mele. Oh! 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 Bevi il succo di mela! Hai mai sentito la frase una mela al giorno ti leva il medico di torno? Lo stesso concetto si applica al succo di mela. Il succo di mela supporta l'idea di restare idratati. Contiene piante benefiche e compound che possono fare bene alla salute del cuore. E può anche proteggere il tuo cervello mentre invecchi. Non ci sono lati negativi per quel che mi riguarda. Sapete ragazzi, quest'uomo ha ragione. Beviamo e restiamo idratati. Sì ragazzi, sto strascicando un paio di lettere, ma tanto qui è per capirci, non devo doppiare un film. Preacher, non ho idea di che cosa sia. Ah, forse è il prete? Probabile, perché ha detto... Sto cercando la chiesa, ma... È un mio rito fare una piccola passeggiata prima di... prima di seguire i miei sermoni, va bene. Quindi effettivamente è il prete. Ho avuto della orribile ansia di parlare in pubblico fin da quando ero bambino, ma una passeggiata scenica sembra calmarmi sempre i nervi. Ma questa gente... Aspetta un momento, aspetta. Noi siamo nel mondo reale adesso. Perché ci sono personaggi del mondo dei sogni? Uno scivolo. Odora di metallo arrugginito. Ce li stiamo immaginando noi. Un secchiello è una pala. Un jungle gym, non chiedermi come si traduce in italiano. Odora di metallo arrugginito. Qui c'è un coso, un orsacchiotto. Abbiamo visto orsacchiotti noi a giro oppure no? Non credo. Un set di altareno, odora di metallo arrugginito. Anche lui faceva parte del mondo dei sogni, ma mentre lo tocchiamo scompare. E questa cosa? Un largo gatto di metallo, aspettate. Te lo ricordi più grande? Questo affare... Stava nella... Oddio.
Sto collegando. Quest'affare stava all'inizio. Che coso? Il ceppo! Oh mio Dio, quante cose sto collegando, porca puttana! Ragazzi, il ceppo di legno era il nostro nascondiglio da bambini. Sicuramente era il nascondiglio da bambini di Omori e gli altri ragazzi, o meglio, di Sunny e degli altri ragazzi. Ci entravano dentro e anche dentro noi abbiamo visto un gatto. Abbiamo visto un mega gattone messo così più o meno. E ha senso che nel mondo dei sogni sia un ceppo perché è comunque fatto di legno, giusto? No, di metallo. Però sembra avere l'aspetto di un ceppo. Uno yo-yo. E lì ci sono delle macchinine che non possiamo toccare. No, aspetta. Jock. Oh, ehi! Che c'è? Come butta? Cosa stai facendo qua, Kel? You from around? Sei di questa parte della città? Oh, wow, non mi aspettavo di vederti qua, Jay. Ben, questo è Jay. È il capitano della squadra di football della mia scuola. Ok. Kel si riferisce a noi con il nome che gli abbiamo dato. Noi abbiamo chiamato Sunny Ben. Ma dobbiamo ricordarcela questa cosa, che Sunny era il nome di default. Non sapevo che tu giocassi anche a basket. Sono qui soltanto per ammazzare un po' di tempo. È più un hobby che qualsiasi altra cosa. Stai cercando, la squadra di... You're trying out. Ti stai allenando per entrare nella squadra di basket di quest'anno, giusto, Kel? Forse puoi insegnarmi qualche tuo trucco. Oh sì, certo che sì, sembra divertente. Ma forse un'altra volta. Il mio amico d'infanzia Van sta qui. Lascia la città fra un paio di giorni. Stiamo cercando. And we are having. E ci stiamo prendendo una giornata tutta per noi. Sì, tornerò da te più avanti. Oh, ma certo, possiamo sempre vederci settimana prossima. Stesso posto, stessa ora. Sì, sembra fantastico, grazie. Ci vediamo allora. Sì, e questi tipi, scusa? Recyclist, come lo traduco in italiano? Cioè, perché è una battuta sul fatto che recycle e cult che è setta, cioè come lo spiego? Siamo la setta del riciclaggio, discendenti del sacro cestino, va bene. As all have littered, all must accept that they are trash. Ok, aspetta. Così come tutto è spazzatura, dobbiamo accettare che loro sono spazzatura? Riduci, riusa e ricicla, va bene. Ok, va bene. Va bene. È tutto spazzatura. La puzza di quest'uomo è indescrivibile. Barbone puzzolente. What you making that face for, Bob? Che hai da guardare, bimbo? Cioè, che c'ho qualcosa in faccia? Va bene. E ora, anche questo. Questa è la palla da tetherball. La palla da tetherball l'abbiamo vista. Ci giocavano Burly e quell'altro tizio. E quel ragazzo lì che prende note sembra assomigliare a Burly. Un palo da tetherball, odore di metallo arrugginito. Un artista sta disegnando in maniera molto perfettina. Wow, quello è davvero un bel disegno del parco quello che stai facendo. Ah, oh, ciao, grazie, sto solo facendo pratica. Cavolo, e quello lo chiami allenamento? Ma sembra così reale. Scommetto che potresti anche venderlo e farci qualche soldo. Non lo credi anche tu, Ven? Sì. Non l'ho visto, ma sì. Vedi? Anche Ven è d'accordo con me. Cavolo, te lo comprerei io proprio ora. Ehi, Ven, puoi prestarmi 20 dollari? Grazie. È così carino a parte vostra, ma non è in vendita. È per il mio portfolio. I'm trying to get. Sto cercando di entrare all'artistico il prossimo anno. Ah, cavolo. Che peccato.
Avrebbe davvero fatto una gran figura sul letto di camera. Cioè, sul letto di camera mia. Avrebbe fatto un figurone sul muro di camera mia. Minzy, lo credi davvero? Mi chiamo Minzy. Qual è il tuo nome? Io sono Kel e questo è Ben. Devo abituarmi adesso che a doppiaggio mi hanno aperto. Ragazzi, a doppiaggio io ho scoperto che si dice io sono e non io sono. Io ho passato 23 anni della mia vita a dire io sono, convinto che fosse corretto, soprattutto per il fatto che in 23 anni nessuno mi aveva mai corretto su questa cosa. È ovvio che se nessuno ti corregge, tu dai per scontato che sia corretto. Io ho scoperto che si dice io sono e adesso sto cercando di ficcarmelo in testa. Soprattutto se voglio fare doppiaggio, devo ficcarmelo in testa. Io sono Kel e questo è Ben. Ah, ciao Kel, ciao Ben. È così, è un piacere incontrarvi tutti e due. È piacere incontrare anche te, Minzy. Che cosa c'è? Oh, non è nulla. Sei la prima persona a dire qualcosa di buono riguardo i miei disegni. A volte quando mi sento giù, it makes me question... Mi fa dubitare di me. E diventa difficile muovere il mio lapis. Ragazzi, ricordatevi. Dov'è? Ragazzi, allora. Momento webcam, ragazzi. Questo che si usa per disegnare, che fa le righe grigie, si chiama lapis. Si chiama lapis. In latino vuol dire stecca di grafite. La matita che dite voi sono queste. Queste sono le matite. Queste sono le matite colorate per colorare. Questo è il lapis di un colore grigino che si può cancellare più facilmente per disegnare. C'è differenza che se esci dalla Toscana, se esci dal Granducato, tutti quanti ti dicono «Ehi, mi passi la matita?» La prima domanda che ti fa un cristiano con un cervello è «Di che colore?» «La matita!» «Di che colore?» Porca troia! Va bene ragazzi, credo che abbiate capito il mio smatto. Molto bene, se mi incontrerete dal vivo e mi chiamerete quella cosa, la matita e non il lapis, io vi sputo in un occhio. Ah, molto bene. Molto bene, sono riuscito anche a non distruggere nulla. Non è possibile, non ci credo per niente. Credo davvero che i tuoi disegni siano fantastici. Non sarei capace di fare una cosa così neanche fra un milione di anni. Ricordati, Elisa. Ogni volta che dici che non sai disegnare mi avvicino a Novara di un chilometro solo per picchiarti. Sto scherzando, Twitch staff. Le donne non si picchiano. Sto scherzando, Twitch staff. There are a lot of genders. I don't condone, please. non essere così dura su con te stessa, Minzy. Io e Ben crediamo in te. Va bene. Sì, ragazzi, è un meme quello del vengo a picchiarti, è un meme. Sì, certo, hai ragione. Dovrò semplicemente scrollarmi di dosso queste cattive sensazioni. Io proverò a finirlo domani. Questo è lo spirito. Ci vediamo, Minzy. So che ce la puoi fare. Minzy sta disegnando, ok. Ragazzo carino. La vita è molto stressante ultimamente, ma le persone stanno... People watching out here. Ma le persone che stanno qui mi aiutano a mettere le cose sotto un'altra prospettiva. I might make it a habit. Potrei rendere un'abitudine venire in questo parco molto più spesso. Immagino... I guess sometimes... Immagino che tutto sommato a volte ciò che... ci voglia per rilassarsi sia fermarsi qui e annusare i fiori, ok. Salve, signore. Vecchia signora. Ciao ragazzini. Giovinotti. Non sapevo che voi... I didn't know you've been watching where you're stepping. But there's quite a bit of... Non so se avete visto dove mettete i piedi, ma c'è un po' di spazzatura qua in città. Se vi capitasse di trovarne un po', potreste portarla da me così posso disfarmene come si deve? Avanti, giovani. Aiutiamo il mondo, un piccolo passo alla volta.
Oh, io ce l'ho la spazzatura. Ciao, giovinotti. Vedo che avete un po' di spazzatura con voi. Grazie. Mi assicurerò di disfarmene come si deve. Ecco $4 per il vostro aiuto. Ok, sì. Subito. Subito, subito, aspetta. Ma io ho già dato via tutta la spazzatura? Sì. Ok, io ho $34, va bene. Va bene. Allora credo che abbiamo fatto tutto qui, no? Mi sa che qui nel parchino abbiamo fatto tutto, sì. C'è qualcosa qui dietro oppure no? Ok, ok. Ma quindi ogni spazzatura è $1? Praticamente, ci dà $1 per ogni roba. Hai trovato una moneta. Usata per fare desideri, per esprimere desideri, ok. Ups. Ma se facessi suonare tutti gli antifurti, una macchina parcheggiata. Se facessi suonare tutti gli antifurti, scusa, una macchina parcheggiata. Uriu. Che cazzata. Uriu. Va bene. No, che tua parcheggiata. Un'altra parcheggiata. No, davvero? Qui non parte l'antifurto, no. No, che palle. No, questo non parte l'antifurto, che palle, che palle. Pensavo mi avessero chiamato, ho visto luce strana venire dal telefono, va bene. Ha tutto spazzatura, sì. E prendiamo anche questa, siamo i signori del sudicio, siamo i signori della monnezza, va bene. Ma quello lì in cima, sopra Obez, è... il fidanzato spaziale, perché è lì? Può gettare la moneta nella fontana, perché no? La moneta è caduta proprio sul fondo. Può vedere delle monete in fondo, sì. Ragazza dai capelli corti. Ho appena espresso un desiderio che avrei potuto incontrare il mio più grande amore oggi. Idiota, non devi dirlo. Se lo dici si avvera, ma sei scema. Ma se dici qual è il desiderio, poi non si avvera. Quello è fidanzato spaziale. Perché fidanzato spaziale è lì? Aspetta, prima... Ah, andiamo prima da Obez, va bene. Gino. Otherworld. L'Otherworld? Tizio arancione. Otherworld? Ma lì c'è un negozio. Aspetta, qui scopriremo un bel po' di cose interessanti. Bevi succo d'arancia! Avete sentito la frase l'arancione è il miglior colore? Porca puttana, sì, qualcuno che capisce, cazzo, finalmente! No? Beh, va tutto bene. Sappi che, che lo stesso concetto si applica al succo d'arancia. Contiene vitamina C, che è essenziale per il sistema per le funzioni del sistema immunitario. Ricordatevi, ragazzi, che non basta bere un succo d'arancia per combattere il Covid. Qualcuno potrebbe pensare che sia davvero così. Inoltre è un antiossidante che può avere effetti benefici per proteggere le tue cellule da free radical damage, cioè danno radicale gratuito, va bene. Va bene. Un cesto della frutta. Per lo più è pieno di arance, va bene. Secchi di vernice. Ok, street lamp. Non posso andare qua. Va bene. Ho capito, andiamo prima da Obez. E c'è un'ape lì. Noi avevamo incontrato delle api con una faccina sorridente. Le avevamo incontrate. Aspetta. Prima di entrare da Obez. Ah, la strada finisce qui, va bene. Mi piace vedere che ci sono auto che passano a caso. Ma mi chiedo perché c'è il fidanzato spaziale lì in alto. Other Market, Otherworld. Fidanzato spaziale, capitano dei pirati spaziali. In cima all'Otherworld, il vero capo della cosa. Oddio.
È il cartonato! È il cartonato del... Aiuto! È il cartonato del fidanzato spaziale. Questo spiega un po' di cose, aspetta. Bene! Beh, siamo da Hobbes. Probabilmente... È probabilmente passata una vita dall'ultima volta che siamo... Che sei stato qui. Ma non è davvero cambiato tantissimo. C'è più o meno la stessa solita vecchia roba. Il capitano... I giochi del capitano spaziale. I film di tesorino. Un paio di rocce domestiche. Ok, aspetta. Quindi il fidanzato spaziale e tesorino non li abbiamo inventati noi. Esistevano di già. E siamo noi, ragazzi, che ci siamo creati Led Gammon che fossero fidanzati, ok? L'unica eccezione è che adesso è roba vintage. In realtà, da quando siamo qui, dovremmo probabilmente comprare un regalo a Liro. È al college in questo momento, ma dovrebbe tornare, penso, domani. Sta studiando per diventare un dottore, quindi forse dovremmo comprargli qualche medicina. Che coglione. No, è un'idea orrenda. Dovresti scegliere tu il regalo, bene. Guarda in giro e cerca che cosa potrebbe funzionare. Dei CD colorati. Forse potresti farli suonare in un jukebox. Quei CD sembrano davvero fighi, ma credo che Hiro apprezzerebbe qualcosa di più sentimentale. Proviamo a cercare di nuovo. No, ma me lo dice per tutti. Io le ascolterò e le dicerò tutti, ragazzi. Questa musica comunque l'ho sentita. L'abbiamo già sentita nell'Otherworld questa musica, oppure boh? Un ammasso di piccole figurine. Mi sono sempre piaciute queste cose. Hiro si arrabbierebbe con me se spendessi i soldi del mio pranzo su quelle, però. Non ricordargli questa cosa. Chalk full of comics. Tutte scaffali pieni di fumetti, va bene. Guardare questi fumetti mi riporta alla mente così tanti ricordi. È come i vecchi tempi, Ven? Hiro non gli è mai interessato davvero, comunque. Voglio controllare comunque ogni cosa. Voglio controllare tutto. Tutto il possibile. Carte da gioco sono sparpagliate sul tavolo. Un nuovo videogioco chiamato Super Ultra. Aspetta. Super Ultra. Talpa germoglio. Mangia tarpe germoglio. Vendetta delle talpe 3, ok, quindi anche le talpe germoglio non ce le siamo inventate noi. Ok, molto interessante. No, ragazzi, porca puttana. Se io ho adorato analizzare Silent Hill 2, questo gioco mi farà esplodere, porca troia. Catalogato M per maturo, eh? Cioè, veramente 18 più. No, forse Mature Audience è 16 più. È troppo violento per Hiro. Sicuramente non apprezzerebbe qualcosa così. Ok, scaffali pieni di DVD. Un sacco di questi DVD stanno prendendo la polvere. I'm sure we have must. Sono sicuro che a casa ne abbiamo un po' di questi. Probabilmente anche quelli stanno prendendo la polvere. Stessa roba. Se io analizzassi cosa cade il capitano spaziale. Ok, un cartonato del capitano spaziale. Piccole caramelle. Se prendessi queste, non... I don't think they'll ever make it. Se le compriamo, non credo che ce la faranno ad arrivare da Hiro. Sì. Una console nuova di zecca. Brilla e... Sembra brillante e sleek, non l'ho mai sentito come termine. Questa roba è troppo costosa, Ven. La faccia di Ikel! Voglio bene a Hiro, ma non così tanto. Un poster per un nuovo gioco dove puoi correre a giro e combattere mostri cattivi. Winning Tough, praticamente.
sullo skateboard. Va bene. Un sacco di piccole figurine. Ok, dice la stessa roba di prima. Sto guardando se, se riesco a riconoscere qualcosa, ma non penso. Ah, è partito un dialogo, ecco cosa. Questo, sì, questo è perfetto. Aspetta. Papa Chips Chip of the Old Block Cookbook. Ok, veramente in poche parole gli hanno fatto un libro di ricette, ok. Wow, quello non scioglie lingua. Io avevo una copia di questo quando eravamo bambini, ma il nostro cane Hector lo ha distrutto. Ok, plot twist. Hector non è il nome del Tamagotchi di Kel, ma del suo cane. Kel potrebbe tranquillamente aver dato al Tamagotchi lo stesso nome del cane. Sarà così felice quando lo vedrà di nuovo. Ma prima dobbiamo domandarci la domanda più importante. Quanto costa? Leggi il prezzo, esci in se... $20? Vabbè, io ce ne ho 38, dai, spendo io, che fare? Ma poi facciamo a caparra, ne metto 10 io e ne metti 10 te, Kel, Dio santo. Comunque volevo dire qualcosa. Vabbè, questa è estorsione. Cavolo, lasciate il mio portafoglio a casa. Puoi coprirmi, vero? Ti rendo i soldi, davvero. Guarda, se i soldi poi me li rendi davvero, beh, faccio io. Grazie amico, sapevo di poter contare su di te. Hai preso il regalo di Periro dallo scaffale. Tutto. Important. Ah, ho anche spazzatura. Ok. Aspetta, ma posso fare... Non posso... Che occasione sprecata che non puoi spazzaturare la spazzatura. Un poster interessante. A me sembra tipo un tizio vestito di viola, tipo un supereroe che è messo così. Wow, il mostro sul poster sembra così irrealistico. Scommetto che combatterlo sarebbe una battaglia tosta. Puoi sfidare il mostro in una battaglia? What? Oh no, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata! Oh no, oh no, oh no, oh no. Sono da solo, tra l'altro, no. Pensavo sarebbe stato qualcosa che avremmo combattuto nel mondo dei sogni. Ho paura. Jackson. Senti come se tu non potessi fuggire. Si avvicina lentamente. Jackson si avvicina lentamente. Ma la faccia è cambiata, è diventata tutta carina e coccolosa. What? Ehi, Ven? Terra chiama Ven? Wow, è caduto un CD da dietro il poster, strano. Mi chiedo chi l'abbia nascosto là, voglio dire. Perché non lo prendiamo e basta? Ha tenuto Mary CD. Che cazzo è successo? I'm scared? Può essere fatto suonare il jukebox. Ok, un sacco di vecchie riviste e libri per bambini. Che cazzo è successo? Che cazzo era quella roba? No, ragazzi, mi ha destabilizzato non poco. Ragazza colorata. Questo posto è piuttosto piccolo, ma ha un sacco di roba vecchia. Ma un sacco di vecchia roba e rari collezionati. E cose di che si possono... Ah! A lot of old and rare collectibles. Un sacco di vecchi e rari collezionabili. Le persone vengono da qualsiasi parte della città. Come all the way from the city. Le persone vengono addirittura fin dalla città per venire a comprare la roba qua.
Grande negozio, allora. Un gioco chiamato L'avventura del capitano spaziale. Costa $1 giocare. Even, prima prendiamo il regalo per Hiro. Possiamo giocarci dopo. Ok, mi piace questa cosa. Mi piace che lui te lo dica. A parte ora sembra che Kel stia giocando. Mi piace che te lo dica, perché fosse successo che noi avessimo... Mi sembrava che all'inizio, nella prima sezione, nella casa, noi avevamo $20 e che quei 38 li abbiamo raccattati adesso. Almeno se avessimo avuto $20 e basta, non saremmo scesi a 19 e non saremmo finiti softlocked, ok? Un poster per un nuovo gioco dove puoi viaggiare attraverso mondi differenti. Nulla che tu non abbia visto. Una macchinetta, va bene. Il mio romanzo preferito ha appena ricevuto un adattamento a fumetto. Ma il protagonista non ha per niente l'aspetto che mi... Non ha per niente l'aspetto di come lo immaginassi. Una vecchia console sistemata attaccata al televisore, ok. Una macchinetta per i soldi. Una macchinetta per le capsule costa... Ah, sono $3 a tentativo. Ah, è tipo l'artiglio. Bravo, non ci voglio provare. Ehi, negoziante. Vorremmo comprare questo libro di ricette, per favore. Kel, come te la passi, ragazzino? È passato un po' dall'ultima volta che sei venuto qui, non è vero? Ah, that's Papa Chip's Chip off the Old Block Cookbook. Stavo per dire cookbook. So, do you like pussy or cock? Bop, are you Muslim? Vedo che avete buon gusto. Sì, mio fratello seguiva le ricette tutte le volte. I suoi biscotti erano i miei preferiti. Ok, no. Stavo pensando potesse essere Mari, ma poi ho pensato, no, Mari è una ragazza, a meno che non sia transgender. È raro vedere che ci sono altri fan del lavoro di Papa Chips. We bring in this studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julien Uzima. Thank you for coming in. Thank you. You're welcome. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are transgender. Ven, in fase di editing, togli l'audio per questa roba, così sembra ancora più realistico. Sono $20, sì. Grazie, gentili signori. Divertitevi. Hai trovato il regalo di Hiro. Ok. Grazie tante, Ven. Scommetto che Hiro lo adorerà. Ma quindi ora ce l'ho proprio... Ok, fammi vedere... Quanti soldi ho ora? 14. Fammi fare qui, fammi vedere. Vuoi giocare? Sì. Ehi, vedo che hai messo i tuoi occhi su quel videogioco. Vabbè, sì, lo so come si chiama. L'avventura del capitano spaziale. Era più popolare un paio di anni fa. Ma it still retains. Ma comunque mantiene un po' di competitività fra i giocatori ancora oggi. Le persone da tutta la città lo hanno provato. But I'll have you know. Ma sappiate che sono io ad avere il punteggio più alto. Se riuscite a batterlo, vi darò qualcosa di figo. Ok. Ah, proprio così. Ok, crisis averted. Ok. Cioè, vedete, ti metti lì e spammi. Please, spamma. Uff. Cattivo. Ansia. Ok.
ansia! Meno male che non c'è un cap! Ah, l'ho visto dopo. L'ho visto troppo tardi. Mi stava venendo il tunnel carpale. Wow, mi hai davvero impressionato. Ti hai battuto? Oh, temevo di doverlo fare infinite volte, va bene. Immagino che dovrò fare spazio a una nuova generazione. Ecco il tuo premio, come promesso. Lo do solo alle persone che credo siano davvero fighe. Hai tutto occhiali fighi, sì. Ho gli occhiali fighi, sì! Ancora più fighi se quando sono indossati all'interno. E li può tenere Kel oppure... Ok, non voglio fottere il coso a Kel. Mettiamoli noi. Ma davvero il gioco non mi ha dato un achievement per questa roba? La Toy Capsule Machine. Proviamoci. Che cosa ho preso? La molla! Sì! Il Green Slinky! Sì! Subito! È bellissimo. E che cosa me ne faccio? Voglio sapere subito che cosa me ne faccio. È bellissimo. È meraviglioso. Ok, aspetta. Ehi, campioni. Ehi, campione. Sto un po' passando del tempo qui, penso si possa dire così. Ma se siete interessati a comprare la mia ultima roccia domestica? Generalmente la vendo a $25, ma tu sembri proprio il ragazzo giusto per questo, quindi te la lascio avere per 10. Non avrò più un soldo. Non avrò più un solo soldo. È vero, posso tornare dalla vecchina, ma... È che non so se poi mi servono i soldi per altra roba dopo. Per ora rifiutiamo. Beh, va bene. Va bene uguale, ma comunque questo animaletto ti sta già aspettando di vivere con te. Riesco a sentirlo. Cioè, non voglio buttarmi via subito tutti i soldi. È sparito però il capitano spaziale sul tetto. È sparito. Quindi, dovevo andare adesso, Ben? Immagino che non ci sia tanto da fare qui in periferia, vero? Oh, che ne dici del Faraway Park? Sì, a parco. Kel, ma volevo esaminare anche lì. Ci siamo passati proprio mentre venivamo qua. Sembra divertente, che ne dici? Ok, aspetta, tizio della chitarra. Yo, sono Michael. Presto sarò un musicista viaggiatore. Ho suonato la chitarra qui al Town Plaza per anni adesso, ma... Credo che finalmente andrò da un'altra parte. Mi aiuterai a raggiungere questo mio obiettivo? Qualsiasi cosa aiuterà. Quanto vuoi donare? Diamogli 5. Diamogli 5. Sì. Hai donato 5 a lui. Looks like I still have quite a bit. Sembra che mi servirà ancora un po' prima che io possa andare e lasciare città. Ma comunque grazie. In cambio ti suonerò la mia canzone originale. L'abbiamo sentita questa. Era il musicista viaggiatore del mondo dei sogni. Nel mondo dei sogni lui era già un viaggiatore. Era un musicista viaggiatore. Qui non lo è. Il mondo dei sogni è a tutti gli effetti il mondo dei sogni proprio. Nel senso dove tutto è perfetto come lo vorremmo noi. Grandissimo. Ok, la scatola di donazioni di lui. Hai donato 5 euro. $5, scusa.